Ghana Wallace. Allora, siamo arrivati ad Antalya, tutto è pronto per cominciare. Intanto, come sono stati questi giorni di pausa strani per questa stagione? Più utili a recuperare le energie o più utili anche a sistemare qualcosa che dovevate sistemare magari da qualche parte? Penso che per tutto, abbiamo staccato un po', finalmente non abbiamo giocato partite ogni giorno, praticamente ogni 2 o 3 giorni, quindi era tempo per staccare fisicamente, ma anche abbiamo allenato comunque, ma cioè, recuperare un po' anche qualche problemi fisici, cioè, caricare la testa. Quindi secondo me siamo pronte e proprio ci serviva un po' di quello stacco e adesso ci aspetta un periodo di nuovo impegnativo. Oggi è iniziato il mondiale, c'è già stata la prima partita, l'Hexachipasi ha battuto nettamente il Dentil Praia, che è la vostra prima avversaria. Hai visto la partita? Che cosa hai Sì, visto di interessante? abbiamo guardato prima in Pullman quando eravamo per tornare in albergo dopo l'allenamento. E poi ovviamente in camera. E, sì, una partita diciamo facile per Esagibashi, ma noi comunque domani affronteremo una squadra forte di Praia, cioè secondo me con attaccanti, giocatrici importanti, molto forti. Quindi ci aspetta una bella Imoco. Dobbiamo subito partire con consapevolezza cosa possiamo fare noi bene. Quindi sì, siamo tutte emozionate, cariche per questo Mondiali e non vediamo l'ora di iniziare. Tu con le altre veterane, lo staff, ne avete vissuto di queste manifestazioni al terzo mondiale, c'è la Nations League, eccetera, però parte della squadra è il primo approccio con questo tipo di eventi. Come vedi le nuove, come pensi che la nuova squadra, insomma, possa affrontare questo protesto? Per 3-4 giocatrici è qualcosa che abbiamo già vissuto, abbiamo già giocato, cioè quasi di tre quarti di squadra, magari la prima esperienza, ma penso come io lo vedo le ragazze, tutte sono cariche, emozionate, quindi questa è sempre bella emozione, cioè meglio così, no? Non vedo niente paura, niente stress. Più emozione, quella positiva, quella emozione positiva. E niente, io cioè, la vedo squadra molto bene, spero e veramente credo che possiamo arrivare fino alla fine. E c'è cioè, anche questa Imoco ha una bella squadra e secondo me ci possiamo divertire.